Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. In questo video vi voglio parlare della luce degli abissi. Scusate per le luci, soprattutto perché ovviamente è una giornata uggiosa, come solo a Genova può, quindi di conseguenza si fa quel che si può con la luce artificiale. Allora, parliamo della luce degli abissi, che è stato un invio molto, molto, molto apprezzato. È innanzitutto un libro di fuori dalla mia comfort zone, quindi partiamo dal presupposto che solitamente per quanto sia attratta a livello di copertina, perché io sono una di quelle che si fa affascinare da grafiche belle, come comunque oggettivamente è questa, la storia parla di ha un profumo un po' di mare, ma di anche pirati, cioè mi è sembrata un po' una falsa riga di Pirati dei Caraibi, per intenderci, e per quanto l'avventura sia sempre stata dalla mia, perché sono cresciuta alla fine con fumetti come Paperino, Topolino, Le Witch, quando ero più piccolina, e poi sempre più crescendo, libri comunque d'avventura non mi dispiacciono, non avrei sicuramente fatto l'acquisto. Ecco, per questo io parlo di un libro al di fuori della mia comfort zone. La storia ci vuole un attimo affinché ingrani, quindi parte con un po' di rilento perché abbiamo ovviamente la presentazione dei personaggi, della loro storia, del loro passato, del perché, di come sono stati formati e perché li vedi come sono ora, e poi dello sviluppo del personaggio, del protagonista principale che è Ark. Sono due personaggi, Ark e Gelt. Non so se li pronuncio bene, perché poi ho sempre avuto il terrore che nella mia mente li leggo così, Ark e Gelt. Ma poi chissà se effettivamente vengono chiamati così o se li ho pronunciati correttamente. I nomi sono, vediamo se li riusciamo, questi qua. Ark e Gelt, che sono praticamente due amici che sono cresciuti insieme dalla necessità, praticamente. Sapete quando vi incontrate tra la sfiga e due amici diventano amici per la sfiga comune? Ecco, praticamente questa è come è nata la loro amicizia. Si sono sempre supportati l'un per l'altro, sono due orfani cresciuti per strada, e strada, quindi quando si dice crescere per strada, è nel senso letterale, ma per loro soprattutto sono strade di mare, perché sono cresciuti in quest'isola. Isola che ha le sue leggende. In questo caso c'è la leggenda dell'Abisso Mare, che non è un tranquillo normale mare, ovviamente, ma è una profondità sotto la quale a un certo punto gli uomini impazziscono, si vocifera, e soprattutto ci vivono i cosiddetti dei. Dei che nell'epoca di Gelt e di Ark non vivono più, ma sono solo leggende di divinità che hanno portato alla distruzione di diverse flotte, divinità ovviamente marine, mostruose in certi punti di vista e raccapriccianti a mio parere, perché sono una fusione di un insieme tra cose umane e cose marine che si trovavano lì sotto, hanno shakerato ed è uscito fuori, non lo so, un mostro, perché a me viene da definirlo solo così. All'epoca erano venerati, perché si credeva che fossero divinità, per proteggere, scusate questi, perché è da molto che non faccio i video, quindi mi parte, giuro che cercherò di farne a meno. In sostanza, ogni divinità era assegnata a un'isola per proteggerla, come un patrono praticamente della città. Loro ce l'avevano dell'isola e aveva questa divinità. La divinità proteggeva l'isola eventualmente dall'attacco di esterni, e loro per queste divinità facevano sacrifici e quant'altro. Però nei tempi ci fu poi una battaglia leggendaria fra le divinità e si distrussero tutti a vicenda. Ora siamo nei tempi in cui Erk è grande, Ark, Erk,
È grande, comunque adulto, un uomo adulto, e che per campare truffa la gente. Siamo con lui principalmente perché è il suo punto di vista, quella narrativa. Ci ritroviamo nelle sue peripezie a cercare di farcela ogni giorno, ma non solo. Lui ha una passione per i racconti, ma soprattutto per le divinità, ma una specifica, la Dama Bianca. La dama è l'unica tra gli dèi ad aver, come si dice, acquisito una sembianza quasi umanoide. Non ricordo ora, un dubbio se si chiama effettivamente la Dama Bianca, ma se non erro si chiama proprio così, perché oltre alla mostruosità c'ha al suo interno, ha un corpo di donna, per intenderci, dama. Ogni reliquia viene così definita, ogni reliquia sarebbe ogni pezzo di questo. Mi correggo, mi sembrava che la Dama Bianca non fosse esattamente corretto. La Dama Arcana era la divinità che proteggeva l'isola in cui sta Ark, e lui non era ammirato da questa divinità, era affascinato, fino a quando non viene trovato un pezzo che viene chiamato reliquia di questa dama arcana, un pezzo che trasmette potere. Ogni oggetto, ogni reliquia ha ovviamente un valore immenso a livello monetario, perché si ricavava praticamente, c'è un liquido all'interno che serve per fare determinate cose. Non entro tanto nello specifico perché poi rischio di fare tanti spoiler, cosa che non voglio. Questi sono solo praticamente i temi principali di questo libro, quindi le divinità, le mostruosità, quello che poi il segreto che c'è dietro, che viene rivelato solo alla fine della parte finale del libro. L'amicizia è una forte caratteristica di questo romanzo, perché comunque abbiamo due amici di infanzia che sono cresciuti insieme, che si sono sempre supportati e che insieme alla fine finiranno per abbissarsi. D'altronde ci sono determinate amicizie per cui sei pronto a gettarti anche nell'abisso mare in questo caso. E cos'altro dirvi per cercare di non spoilerarvi? È un romanzo sicuramente avventuriero che vi porterà a desiderare quasi di visitare isole sperdute e di far parte di una ciurma. Ecco, mi è piaciuto davvero tanto in questo senso. Non l'avrei, ripeto, è stata una sorpresa perché non l'avrei probabilmente acquistato e avrei perso una chicca. Soprattutto se in voi c'è questo lato avventuriero che volete magari continuare a coltivare. Niente, questa è la mia breve recensione di quello che mi ha trasmesso. È stato, ripeto, solo la parte iniziale un po' più tosta, perché appunto c'è l'incipit della descrizione dei vari mostri, di quello che non è mai tutto spiegato, solo dopo capisci il perché. Però lì per lì ci sono domande inespresse che ti viene da aprire e dire: ma perché non mi dici quello che vorrei sapere? Perché mi dai delle mezze risposte? E alla fine capisci come mai, che cosa si stava nascondendo dietro una storia così semplice come l'amicizia tra Ark e Gelt, che diventerà sempre sempre più complicata, anche perché Ark era sempre stato quello che racconta un uomo comunque non proprio, diciamo, mi verrebbe dire quasi meno avventuriero rispetto a Gelt, che è sprezzante, pericoloso e spesso volentieri si facendo alla sua violenza. Quindi è un'accoppiata che all'inizio è un po' difficile da intuire che cosa li unisce. E niente, ve lo straconsiglio sicuramente se volete leggere, ripeto, qualcosa di avventuriero, ma anche sull'amicizia e sulle leggende marine. Ciao ciao!